Buonasera, operativi. Come sapete, il nostro governo sta partecipando ad un programma internazionale di sorveglianza dei cambiamenti climatici. Mentre eseguivano operazioni di controllo di routine sui nuovi dati, i nostri scienziati hanno rilevato infinitesime fluttuazioni nel campo magnetico terrestre. Per il momento abbiamo mantenuto segreto il rinvenimento di queste anomalie e abbiamo concluso che solo una fonte di energia sconosciuta potrebbe scatenarle. Seguendo il flusso di tali anomalie, siamo giunti alla conclusione che la loro origine si trovi approssimativamente a queste coordinate. Dopo accurate indagini, siamo riusciti a stabilire che la fonte delle anomalie dovrebbe essere un artefatto perduto, in grado di produrre una spaventosa quantità di energia una volta correttamente attivato. Questo artefatto, secondo una leggenda, è stato nascosto secoli fa perché giudicato troppo pericoloso. Se dovesse cadere nelle mani sbagliate, invece di essere usato come fonte energetica, potrebbe essere usato come arma. Le conseguenze sarebbero terribili. Per questo motivo abbiamo mandato due dei nostri migliori agenti a recuperare l'artefatto. Avevano fatto progressi nel localizzarlo, ma circa 24 ore fa, per la precisione ieri alle 20:00 sul meridiano di Greenwich, abbiamo perso il contatto con loro. Prima della cessazione delle trasmissioni, le telecamere nascoste nella montatura dei loro occhiali sono riuscite a trasmetterci ancora qualche brandello di informazione. Prendetene visione attentamente, potrebbero svelarvi qualche indizio utile su come iniziare la vostra missione. Forte. Funziona. Quella funziona. Chissà le altre. Dove è stato? C'è qualcuno?
Oggi non è il 19 marzo. Il vostro obiettivo è quello di trovare gli appunti che i due agenti hanno nascosto, proseguire la missione da dove l'hanno interrotta ed impossessarvi della fonte energetica. Quando l'avrete trovata, portatela alle coordinate Alfa Omega e riattivatela sotto il segno di Prometeo. Buona fortuna, operativi. Questo messaggio si autodistruggerà fra 5 secondi.